Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi facciamo una riflessione sul famoso B2C e vedremo poi cosa significa e cosa riguarda, dopo aver parlato del commercio online in senso generale. B2C significa business to consumer, e si riferisce alla particolare tipologia di commercio online che un'azienda profonde nei confronti dei propri clienti consumatori finali. C'è ovviamente l'altra sponda del commercio elettronico, che è il B2B, cioè business to business, cioè vendere e quindi avere rapporti e relazioni di carattere commerciale con altre tipologie di imprenditori. Ma oggi in particolare ci occupiamo del B2C, cioè i rapporti che un'azienda può avere nei confronti dei propri consumatori finali. Abbiamo detto nella volta precedente che è assolutamente necessario, opportuno, forse inderogabile, che l'azienda si ponga la questione, una qualsiasi azienda, ancorché artigianale, ancorché di dimensioni contenute, si ponga la questione di poter utilizzare il commercio elettronico per poter complementare le proprie linee di business, i propri affari, il proprio fatturato. E abbiamo in qualche modo sottolineato che comunque nel discorso dei rapporti con i consumatori la piattaforma di vendita deve essere un pochino semplice, non particolarmente complessa, perché si deve tenere sempre conto del grado di educazione informatica dei singoli consumatori. Sebbene negli ultimi tempi, con la complicità anche del periodo pandemico, dobbiamo anche renderci conto che il grado di evoluzione informatico è fortemente cresciuto, e che soprattutto alcuni strumenti, come possono essere quelli di telefonia mobile, rete e quant'altro, sono veramente particolarmente funzionali da questo punto di vista e consentono anche a chi non ha grandi capacità, diciamo, di erudizione informatica, la possibilità di poter essere, diciamo, un cliente o perlomeno una controparte della logica del B2C. Ritornando però al discorso delle aziende, ritengo che sia assolutamente importante che il sito internet, quindi la piattaforma utilizzata, sia semplice. Deve essere particolarmente semplice, lineare e ovviamente con delle metodi che tendono ad accattivare un po' e ad attirare l'attenzione, per fare in modo che il consumatore si soffermi sui prodotti che sono venduti. Direi che da un punto di vista di priorità le aziende artigiane hanno in qualche modo una maggiore possibilità rispetto ad altri di poter utilizzare questo tipo di strumento. Il target è ideale. Si apre in qualche modo un mondo per i prodotti che in qualche modo dobbiamo vendere, e l'impresa si trova nella condizione di poter così quasi magicamente vedersi allargata la propria possibilità, la propria potenzialità, che magari in alcuni casi potrebbe avere difficoltà anche ad esaurire. E insomma, io direi che questo aspetto debba essere preso in seria considerazione, magari anche con il supporto di strutture
che hanno una buona dimestichezza di questi argomenti, che i problemi sono di due tipi, c'è la componente hardware e la componente software. La componente hardware, per così dire, è tutto il discorso della piattaforma, la componente software è il target di clientela alla quale ci si vuole riferire. Quindi c'è bisogno di fare delle analisi dal punto di vista informatico, ma anche e direi soprattutto da un punto di vista di mercato, perché bene l'approccio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma altrettanto bene fare in modo che dopo l'ostacolo ci sia un materasso sul quale il nostro cuore possa adagiarsi ed appoggiarsi. Bene, per oggi riterrei che sia tutto. Faremo una chiacchierata successiva con riferimento alla logica B2B, ma questa è un'altra cosa e direi un'altra parola d'impresa. Per oggi è tutto, un carissimo saluto da Umberto Alunni e dalla vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.